E nel ruolo come ti sei sentita proprio in questo ruolo? Ci sei a tuo agio? Sì, perché lo ripeto, lo Quello che faccio. fai, ma in questa situazione specifica con quei due utenti, con quei Allora, in branco io due. ancora non ho vissuto questo momento qui, quindi non posso fare No, no, in simulata peraltro. il simulata. Allora, quel bambino Ah, che tendeva a parlare, c'era immediatamente la comunicazione diretta, cerchiamo un modo, che sia l'orologio, che sia dopo te lo spiego, che sia con l'altro, magari mi sono lasciata più prendere da lui. il fatto che non comunque desse, al di là del fatto che non avevano parola, non c'era tutto un non verbale che poteva essere letto, no? Ti sei proprio spostata da questo. Così Sì, certo. è stato difficile perché non mi sentivo il ruolo, cioè nel senso non sono riuscita a Entrare in città di asilo, chiaramente da capo guardavo più quello che facevano loro piuttosto che, e quindi anche quando poi ho riportato un po' l'attenzione su di lui è perché comunque sia per parlare anche di lui, perché altrimenti tutto era concentrato su Martina, e quindi quando poi mi è stato chiesto quello che fanno, un po' riportato il discorso su di lui, con la destina, non mi serviva tanto, perché mi sembrava una cosa. Non hanno una cosa di Beh, sì, chiaramente l'attenzione mirata su lei, era più facile, diciamo, io per esempio una cosa che avrei fatto, infatti quello che chiedevo per loro, mi fate mettere vicino a lei, cioè non fatevi mettere lì, non mi posso mettere vicino a lei, perché è una cosa che io come capo avrei fatto, quindi... Seduta vicino a lei per fare del corpo. Contenerlo, per capire non fisicamente, però insomma per stare Potevi lì, assicurare, cioè, potevi sognare. come cavolo avrei fatto. Ok. Invece. Io pure ho difficoltà, però perché tra l'altro torno in branco, cioè vengo, arrivo in branco che ci che non ho fatto male dopo 3 anni in cui non sto con i ragazzi, quindi ho avuto un po' di difficoltà. Ho cercato un pochino di fare il caposestile che si preoccupa di fare bella figura, anche perché, come posso dire, nell'esperienza dell'anno scorso ho visto che in realtà, perlomeno nel nostro branco, il ruolo del caposestiglia non è così, forse qui nella simulazione era anche più forte dell'importanza che diamo noi al caposestiglia, cioè dal punto di poi non so se metodologicamente è giusto o sbagliato, però ci ho messo la mia natura che è quella, se c'è la regola che stai zitta appunto e ti faccio stare zitta, cioè, nel senso ti riprendo ogni volta, anche perché è la mia responsabilità quella di gestire la situazione come caposestile. Ho fatto abbastanza fatica perché nonostante sono abituato ai ragazzi più grandi anche per motivi professionali, magari la relazione più, come posso dire, ecco, anche noi con le squadriglie la relazione è diversa, quindi infatti a un certo punto l'ho proprio pensato mentre stavo facendo una simulazione che forse sembrava più una cosa di squadriglia che non di lupetti, di quasi di adolescenti, preadolescenti che non di bambini. Questo l'hai sentito tu? Sì, una sensazione che ho avuto io, certo.
che io invece nei capo Sestina che ho visto l'anno scorso facendo l'aiuto, non c'era questa sensazione di forte responsabilità, cioè per loro è Achela, è Bagheera, sono i vecchi lupi che si preoccupano comunque di far stare zitto il cucciolo che dà fastidio durante il coso. Quindi l'interazione era meno, cioè quello che hanno fatto loro. Mediante. Esatto. Tu invece ti sei sentito di dover... Beh, qualche volta, perché il ruolo mi chiedeva che io sono il capo Sestiglia già che ha raggiunto di essere un po' anziano, quindi ho pensato che questa cosa potesse essere una forma di responsabilizzazione, che diciamo, beh, sei un po' anziano, diciamo, aiuta i bambini. Un po' pesante. Sì. Tanto che ti è uscita questa cosa. Sì, anche perché è una cosa, per esempio, su cui noi quest'anno abbiamo deciso di puntare molto, che è il discorso che di una forma di trapasso di nozioni, non solo dal punto di vista pratico, ma anche dal punto di vista delle modalità di comportamento, delle leggi più o meno esplicite dello stare insieme all'interno del branco. Ecco. Quindi, ecco, mi sono immedesimato in questa cosa, cioè io sono, è vero che c'è la Piera e Bavira che devono riprendere, però siccome sono un po' anziano è bene che qualche volta intervenga qualcuno. Come ti faceva sentire Martina? All'inizio a disagio, poi piano piano appunto subentra la situazione, vabbè, però ci stanno i vecchi lupi che devono gestire la situazione, che facessero loro. A un certo punto dice, io ho fatto quello che potevo fare. E se adesso ci penso un attimo, cosa hai utilizzato con Martina? Forse tra virgolette l'autorità di essere capo Sestiglia, nel senso il ruolo che mi è riconosciuto dai capi e dai vecchi lupi e dal resto del branco. Siccome sono il tuo capo Sestiglia e siccome a me interessa, mi faccio tutto. Bene, io chiederei a Giannino. Poveretto. Giannino, come ho sentito? È stato un attimo per cercare di recuperare ricordi molto lontani, per cercare di essere più adeguato, diciamo. Dopo il richiamo, ok, considero che il cuccio sta zitto, quindi ok, non parlo, cerco solo di fare gestione dopo, però in alcuni momenti, a quel punto, dopo le insistenze, dice, Achela, voglio cambiare perché non mi trovo bene così. E ho pensato anche al discorso, cioè al fatto che noi possiamo stare molto attenti al lupetto che ci crea problemi. Però il lupetto che non crea problemi e che obbedisce alle regole, non è detto che poi è quel lupetto che non parla, perché lì era una situazione unica. Ha detto che parte, io c'ho la cosa, partecipava, ha raggiunto tutte le cose, quindi vuol dire che partecipa sicuramente alla vita del branco. Diciamo che era anche un po' paradossale. Cioè diventa paradossale e fa. Voi non avevate il diritto di parola, come si dice. No? Per cui per uno che non parla e lì però non gli è dato parlare, no? Esatto. Ma non è neanche detto che non parli, cioè si crea da una situazione, si estrapola un comportamento generale che magari non è vero. Pensavo che tu hai un detto che non parlava, cioè io invece me lo aspettavo normale, cioè volte nella vita di Durano. E invece poi, proprio probabilmente nella proprio differenza che si è creata, no? Tra i due lupetti è venuto fuori come se uno fosse iperattivo e un altro fosse chiuso. C'è il rischio di fare questa valutazione errata, secondo me, perché abbiamo anche i lupetti che sono, quando giocano, sono partecipi e tutto quanto, quando devono stare, non ci saranno le regole, per cui non è che sono, poi si devono differenziare in un'altra maniera. E immagino ci sono anche in questi casi.
con i bambini. Sì, ma in realtà è uscita fuori proprio lì questa cosa, no? Probabilmente diciamo si è creata questa situazione, no? E però... poi è anche un'interpretazione, perché io non sapendo quello che eri tu, esatto, ho interpretato che tu eri un ragazzino così, quindi anche il mio punto ma di vista. In realtà di tutti hanno fatto la stessa interpretazione, perché poi a un certo punto tutto il discorso stava avvertendo sul fatto che c'era un rubetto che non parlava, non era detto, ma magari che io parlava perché non parlare, no? In realtà però vedete sì, come ci mettiamo nel nostro in questo senso, no? Quindi su questo bisogna, secondo me, un qualcosa su cui stare altrettanto attenti, che al bambino che presenta difficoltà. Quasi a dare un'attribuzione poi che non c'è. Esatto. E il fatto di leggere tutto un po' in modo sintomatico, no? Sì. Problematico anche quando magari non è proprio così. Non è quella la soluzione. Bene, e invece Martina? Niente, anche, cioè, nel mio modo di essere in questa scenetta, diciamo, ho cercato un po' di riprendere qualcosa dei miei impegni, più che della mia indole, del mio carattere. E non è questo, non è un altro impegno, magari. È più interessante proprio per questo, no? Cioè, in realtà quello che volevo essere, poi non so se hai capito, non essere un rubetto chissà quanto problematico, semplicemente un rubetto un po' più vivace del normale, tra virgolette, no? Un bambino vivace, anzi, senza problemi, perché proprio un rubetto comunque desideroso di vivere in branco, contento, desideroso anche di impegnarsi, però con questa difficoltà di stare attento, di rispettare le regole, per cui l'imposizione, non potete parlare, era proprio lo stimolo per fare il contrario. E, insomma. Infatti quando ha detto puoi parlare non ha parlato più lei. ti volevo chiedere, riesci a definire un po' le emozioni che provavi con la situazione? Ma cioè era rispetto anche al fatto che ero molto concentrati su di te, su di me, no, io lì sentivo un po' l'imbarazzo, però cioè mi sentivo di dovermi sforzare personalmente, però a fare qualcosa che non ti veniva a lavorare, esatto, sì, anche sì. E il fatto che fossero tutti concentrati su di me, cioè pensando, ragionando come capo, mi sarebbe mi avrebbe messo penso in imbarazzo e poi fatto in modo di fare sempre peggio un po'. Quasi forse a continuare. Sì. Perché se da un lato magari l'attenzione mi metteva in imbarazzo, dall'altro era anche qualcosa di appagante. Il fatto che sentirmi. E chi tra tutti quelli che erano presenti hai sentito come insomma, che ti è arrivata di più, cioè che era più efficace nelle cose che ti diceva? Beh, forse Guaghira. Chi ti ha irritato di più? Mi poteva irritare forse il capo Sestiglia. A prescindere. Forse magari potevo apprezzare un po' di più il tentativo di Baghira di trovare delle strategie, dei giochi, degli escamotage così per impegnarmi a fare meglio. Perché l'hai irritato? Non lo so. Perché forse non. Cioè, mentre magari posso sentire l'autorevolezza di un capo che mi dice, che mi consiglia di fare in un certo modo, un capo Sestiglia che magari potrei vedere a fare il livello, nel senso che di solito quanti anni ha il capo Sestiglia? 10 anni. 10 o 8. Cioè è un compagno che mi ordina di fare qualcosa, quindi per te che sei un po' vivace. Che sto vivace, vuol dire verità. È un gruppetto che è il modello, no? Potrebbe prendere l'esempio e come stimola fa meglio, però se uno è vivace un po' c'ha questo rifiuto della regola, rifiuto di sentirsi insomma controllato e potrebbe essere irritante. Questo è un punto secondo me
vostro metodo, cioè quando un ragazzo poco più grande può diventare significativo, cioè un ragazzino che ha 2 anni di più, può diventare significativo ed essere un punto di riferimento per un ragazzino che ha delle difficoltà. Nel tuo caso dici non... Noi con quel metodo ci puntiamo. Cosa ha sbagliato il capo Sentinella che sta tanto irritando? Tanto, poco irritando? Allora, ti ha detto di fare brutta figura, sì, io non credo che sia arrivato un grande input. Che altro ti ha detto? Trattonarmi. Ti sta proprio addosso? Sì. Bene. Allora, sentiamo gli altri. Chi vuole dire qualche cosa, chi ha notato qualcosa e come si è sentito in questa situazione? Io quando vedevo la scenetta ho subito pensato che lei stava togliendo, come posso dire, cioè era sorta superante nei confronti di Achela, che dovrebbe essere quello che gestisce, però dopo l'ha detto pure lei che è l'indole sua, però io non ho dato dubbio, dico, potrebbe fare un po', cioè potrebbe fare, non dico stare più zitta, ma la figura più importante è Achela, e invece Vanina, però dopo l'ha detto, dice io sono di carattere mio. Hai sentita questa cosa tu? Cioè che stava togliendo? Sì, però io cercavo di un po' anche di ignorarla lei, quindi era anche un po' la mia strategia era anche non dargli così tanto importanza, insomma, quindi lo faceva lei ma io non lo facevo di proposito, cioè ho cercato di puntare più su altre frasi che magari insomma, possono generare anche una sorta di senso di colpa, come dire per esempio te lo meriti, insomma farsi la domanda se effettivamente mi comporto male, allora questa cosa forse non me la merito. Io cercavo più di puntare su una maturità maggiore, però magari non lo so lei se l'aveva recepito o come l'ha potuto recepire. Ma io agivo un po' più istintivamente, senza tanto parlare a... Era su un altro piano, no? Cioè tu stavi su un piano di ragionamento, lei stava proprio su un piano diverso, quindi probabilmente non c'è stata... Non gli sei arrivata più di tanto, credo? Ti è arrivata come non c'era? No, cioè ascoltata all'inizio e poi però dopo mi rimaneva un po' più indifferente, forse sentivo di più la pressione del capo e di Bagheera che un po' mi... Bagheera a un certo punto ha detto adesso facciamo un gioco. Sì, questa è la cosa che è un buon attimo. Te l'è piaciuta? Sì. La richiesta di una regola, no? Che passa attraverso un gioco. Che qualche volta funziona, qualche volta no, perché bisogna pure i bambini che dicono che gioco questo, ma quello da solo, cioè comunque la mia tendenza era quella di sia, cioè solo Lupetto che ascoltava i suggerimenti, ascoltava i richiami, sì, nel senso ascoltavo il gioco e tutto, però tutte le indicazioni che mi venivano date ma avevano la durata di 1 o 2 minuti, dopodiché si ricominciava tutto da capo. Forse è un po' questa l'esperienza che qualche volta ci ho avuto, che sì, ma ricerchi di spiegarti, far capire con le buone, con le cattive, con il gioco, con il metodo e tutto quanto, però certe volte, in certi casi, tutto dura 5 minuti e poi si inizia da capo. Sì, a volte è molto difficile mantenere nel tempo anche quello che si è ottenuto in qualche modo. Ok, che altro avete notato? Vi è piaciuto, non vi è piaciuto? Vi ha irritato qualcosa? Vi ha coinvolto? Per me